Guardate, con Maria Grazia Fiorani, un'azienda che non ha mai chiuso, ha riconvertito la produzione e lavora con le precauzioni e le distanze di sicurezza. Maria Grazia Fiorani. Sono queste le bombole, le 14 litri, le 188? Sì, queste sono le 14 litri per l'ossigeno medicale con destinazione in Italia. Non abbiamo mai smesso di produrre, abbiamo però modificato in maniera importante il mix di produzione a partire proprio dai primi di marzo. Qui non c'è stato tempo per imparare a lavorare convivendo con il virus. Siamo alla Faber di Castelfranco Veneto, azienda che fa bombole ad alta pressione. È proprio nel pieno dell'emergenza che si decide di incrementare la produzione di dispositivi per gas medicali. Mentre gli altri si fermano, si va avanti, adottando tutte le misure necessarie per la sicurezza dei lavoratori. Sanifichiamo tutto ciò che usiamo ed è il luogo comune, okay. Le tastiere, l'ASEM. Le criticità hanno riguardato il reperimento delle mascherine e il reperimento dei prodotti per la pulizia delle postazioni di lavoro. Dopodiché sicuramente è stato fatto un grandissimo lavoro di concerto anche con le rappresentanze sindacali di mantenimento delle distanze, la gestione della pulizia appunto del posto di lavoro, l'evitare la presenza di assembramenti. Ora è il nuovo modo di lavorare e non è sempre facile. Alcuni reparti dove c'è rumore, c'è calore, c'è un po', diciamo, di frastuono. Quella cosa più faticosa secondo me da usare sono proprio le mascherine, perché usare una mascherina 8 ore al giorno non è semplice. Penso che tutti abbiamo avuto paura, l'abbiamo voluta però affrontare con un impegno che sapevamo poter garantire alla società un bene indispensabile, ci ha aiutato a superare queste paure. Però Landini, in quale condizione si riapre, in quale condizione di mantenimento di distanza e di sicurezza per i lavoratori? Noi abbiamo fatto un protocollo che è firmato da tutte le organizzazioni imprenditoriali, dagli artigiani alla Confindustria, Confapi alle cooperative, che è diventato legge, perché questo protocollo è stato inserito dentro ai decreti che ha fatto il Presidente del Consiglio. Io credo che questo sia il momento della responsabilità. Del resto, il filmato che ci avete fatto vedere dimostra che quando imprese e lavoratori si mettono assieme e assumono le regole della sicurezza per poter produrre cose utili, si può fare.